Ciao, in questo video ti voglio insegnare un metodo alternativo per costruire gli accordi con la chitarra. Il primo concetto riguarda l'intervallo di decima. Noi partiamo dalla nota Do, siamo in tonalità di Do, e contiamo 10 note sulla scala, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e sono arrivato alla nota Mi. Questo è l'intervallo di decima. La decima quindi non è altro che la terza, il terzo grado, trasportata all'ottava superiore. Ok, quindi noi adesso andiamo a suonare orizzontalmente partendo dalla nota Do in la scala maggiore. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La stessa cosa la farò partendo dalla nota Mi. Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi io suonerò queste due note in parallelo su tutta la tastiera. Come si può sentire, io ho ottenuto degli accordi, quindi non sto facendo altro infatti che armonizzare la scala maggiore, in quanto la fondamentale, la prima nota, la nota più bassa, mi dà il nome dell'accordo, e il terzo grado mi dice se l'accordo è maggiore o è minore. Quindi io avrò un accordo maggiore, Do, Mi, minore, minore, maggiore, maggiore, minore e minore. Quindi Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore e Si minore. Con queste due note infatti io posso suonare un brano. Prendiamo ad esempio All the Things You Are. Altro che quindi suonare due note, la fondamentale e il terzo grado, però l'accordo, gli accordi del brano ci sono, cioè l'armonia si può sentire. Stesso discorso con Autumn Leaves. Sto sempre quindi utilizzando gli intervalli di decima, ok? E se io faccio la stessa cosa con il quinto grado, per esempio, Do, Re, Mi, Fa, Sol, ottengo un accordo ancora più chiaro, l'accordo maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore, minore e semidiminuito con la quinta bemolle, ok? Posso fare la stessa cosa col sesto grado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, come si può vedere, ogni volta io muovo, anche le altre note vengono suonate in parallelo, ok? Quando ho aggiunto il quinto grado, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, si muoveva sempre in parallelo con tutte le altre, no? Stesso discorso con il sesto grado, da La diventa Si, poi Do, Re, Mi, Fa, ok? Quindi è facile costruire questo tipo di accordi. Adesso, per esempio, utilizziamo il settimo grado. Settimo grado, quindi parto dalla nota Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e arrivo alla nota Si. Quindi suonando col decimo grado, io ottengo
come si può sentire, quindi veramente l'armonia è sempre più chiara. A questo punto, con la fondamentale, il quinto grado, il settimo e il decimo grado, io ho il mio accordo a quattro voci, che sono gli accordi che i primi accordi ad essere utilizzati suonando jazz, bossa nova. Do maggiore, Re minore, settima in questo caso qua, maggiore con la settima maggiore, Re minore settima, Mi minore settima, Fa maggiore con la settima maggiore, Sol di dominante, La minore settima, Si semi diminuito, ok? Quindi minore settima con la quinta bemolle e infine nuovamente il Do maggiore. Ora io questo lo posso fare anche partendo da altre note, per esempio dalla nota Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e arrivo al decimo, all'intervallo di decima, ok? Sol, Si. Posso aggiungere il quinto grado. 1, 2, 3, 4, 5. Posso aggiungere il settimo grado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E posso aggiungere contemporaneamente il quinto e il settimo grado con il decimo, o con il decimo grado. È la fondamentale. Io tengo ancora altri accordi, quindi. Se parto invece dalla nota più bassa sulla sesta corda, per esempio dalla nota Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Anche qua posso aggiungere il quinto grado, posso aggiungere il settimo grado e così via, insomma, posso proseguire nello stesso modo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per esempio, in questo caso ho l'accordo di dominante, come questo, cioè anche questo è l'accordo di dominante, cioè mi ritrovo gli stessi accordi su diverse parti della tastiera, quindi mi sono costruito in questo modo gli accordi principali, ok? Quindi ora non devi fare altro che naturalmente applicare questo concetto anche su altre tonalità. Ti ricordo che se vuoi leggere l'articolo su questo video devi cliccare sul link che trovi qua sotto, dove troverai anche il link del mio corso sulla chitarra jazz. Ora ti auguro buona musica e al prossimo video.